c'è anche da dire che l'Italia ha la sua responsabilità in quella guerra, no? Per cui in una guerra non c'è il buono tutto da una parte, il cattivo tutto dall'altra. C'è questa necessità della violenza terribile in una guerra, perché se non ti ammazzi tu, se non ti ammazzo io mi ammazzi tu. Quindi c'è questa violenza che è inevitabile. E però, per dire, siccome c'erano anche molti riferimenti a questo tedesco che aveva salvato diversi partigiani, è possibile anche che un uomo senta l'orrore delle cose che gli ordinavano di fare. Di sicuro, come ufficiale della Wehrmacht, aveva fatto anche delle cose di cui non parlato volentieri, però anche lì c'era la scelta, vivere o morire. Quelli che si sono opposti a Hitler, c'è stato un tentativo, no, di opposizione, sono stati suicidati, sono stati ammazzati, sono stati fucilati. No, per cui a un certo punto è probabile che questo abbia che questo è pensato finché sono vivo, ho una possibilità di riscatto, e ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per rifiutare, insomma, anche di fare certe cose, anche perché come dire, no, abbiamo un concetto che adesso mi è stato fatto, ma è importante. Che questo uomo ha aiutato dei
scrittrice, una persona che riflette può fare le domande, poi tu rimani lì con la tua storia e sì, appunto, cerchi di capire tutte le cose che tu hai messo in fila, i sensi di colpa di Stefano, la possibile bontà di un soldato tedesco che appunto è un volontario dell'SS, insomma un ufficiale inquadrato, non che la Wehrmacht non sapesse cosa facevano le SS, lo sapeva benissimo. L'SS non dipendeva dalla Wehrmacht, dipendeva direttamente da Goering, per cui sì, non ci poteva fare niente, come tu fai capire chiaramente. Poteva interferire con cose che accadevano appunto mentre le SS depuravano i territori da avversari politici ebrei, e quei comuni o suoi, insomma tutti quelli di razze più o meno inferiori o avversari politici che andavano eliminati. Bello pensare che possa essere successo. Del resto appunto noi sappiamo che quello che in Italia è stato studiato, i tedeschi hanno anche indagato molto su se stessi e non è che non ci siano state persone che hanno contrastato il nazismo. Forse vi ricordate anni fa quel bel film sulla Rosa Bianca con un gruppo di giovani antinazisti, la Roba Vera. Al centro del film c'erano un fratello e una sorella che sono stati giustiziati giovanissimi e di nuovo si è riparlato di recente di Bonhoeffer, il teologo che Hitler ha ordinato di impiccare in un lager alla fine del febbraio del 45, cioè due mesi prima che finisse tutto, nonostante Hitler ha voluto farlo uccidere, no? Non credo che Hitler, se è vero che era delirante, ma non si rendesse conto alla fine del febbraio del 45 che era tutto finito. Eppure se ne è ricordato benissimo questo oppositore che magari per opportunità verso i vescovi tedeschi non era stato ammazzato fino a persa per persa la battaglia, lo fa uccidere. Quindi da qui capiamo con che ferocia luciferina il nazismo ha perseguitato i suoi oppositori, in questo sì, sicuramente, e non in Italia. Nel bene e nel male i tedeschi fanno seriamente tutto quello che si propongono. Immagino che qualche tedesco avrà aiutato sicuramente, come gli italiani hanno aiutato casa. Certo, era abbastanza, credo, impossibile in Germania o in Austria o nei territori occupati dai nazisti sfuggire a un certo punto a questa logica, tra l'altro velocissima, perché poi tutte le volte mi stupisco, penso, Hitler ha vinto le elezioni nel 1933, tutto è finito nel 1945.
mi ha scioccato. Quello che mi ha scioccato è la descrizione, per quello che si, il paragone che si sente in costa, probabilmente lei aveva una tristezza, una donna dolcissima, aveva una tristezza dentro proprio, la percepivi come qualcosa di grosso, ma io non conoscevo, conoscevo che era stata sopravvissuta da un campo, eccetera, però poi era una donna che viveva la sua vita, sposata, due figli, eccetera. Quello che mi ha colpito tantissimo, quel passaggio scioccante dell'ultima, della sorella con la quale era riuscita a stare, è talmente vero quello che dice, che ti sciocca, del desiderio che la sorella morisse per mangiare la sua, non so se era una patata, che cosa era. C'è una cosa che mi ha colpito, ho detto, come ha fatto questa donna? C'è anche un'ammirazione, non so come dire, come ha fatto a vivere con questo peso, no? E ha vissuto la sua vita. Però quello che voglio dire è che è da leggere, perché è la descrizione che lei fa. Infatti mi ricordo che Silvio Ferrari l'aveva presentato in qualche sala a Genova quando era uscito, e diceva anche questo, che è un libro per le scuole medie, cioè è dove la memoria colpisce nel senso giusto, non so come dire, ecco. Volevo portare come testimonianza, ma anche come scambio di informazioni, sì. Sì, a proposito di questi. Credo che si trovi ancora Paola Sordino. Piera Sordino, scusa, io sempre non l'ho letta, mi ricordo quando le figlie lo hanno pubblicato. Se questo è stato. Ma cercando su Google, scusi se l'ho interrotta, chi era Sondino, secondo me ci arriviamo, ma sì, mi è venuto in mente come dicevo. A proposito di testimonianza, volevo ricordare che proprio il campo di Ebens è stato rievocato da un detenuto politico genovese che si chiamava Mario Carrassi, era componente della direzione clandestina del Partito Comunista insieme a Moranello, poi è diventato professore universitario di meccanica nazionale, anche lui ha raggiunto per lunghi anni e poi ha scritto questo libro nel 95, edito da Mursia, Sotto il cielo di Ebens, libro uscito tra l'altro con la pubblicazione di Norberto Bobbio. È caso singolare, ma ho pochi giorni di un po' molto interessante, tra l'altro mi sono ricordato in particolare quando lei diceva dell'autore dei vini del Catrame, in cui dice che per rimediare alla fame a volte si mangiava una specie di carbone nel fango conservato, che però non era cattivo, insomma, che calmava lo stomaco. Sotto il cielo di Ebens, il dottore Mursia. Sotto il cielo di Ebens. Thank you.